Le europee sono molto importanti, la nostra linea politica, abbiamo una strategia, innanzitutto siamo l'unico gruppo parlamentare che ha una strategia. La strategia è quella appunto di prendere un voto di più alle europee degli altri partiti, considerate che alle europee non ci saranno delle coalizioni come invece ci sono nelle elezioni politiche, e i partiti e i movimenti concorrono solitari, per cui se noi riuscissimo a prendere un voto più degli altri avremmo vinto le elezioni. Questo potrebbe causare due scenari. Il primo è che tolgono la possibilità di voto per sempre al popolo italiano. Sono capaci di fare questo, sono capaci. L'altro ieri Speranza, lo statista Speranza, ha detto, io stavo nell'ufficio del capogruppo, che è l'unico che c'è la televisione, lì al Palazzo dei Gruppi con il televisore, e mi stavo vedendo la direzione del PD. Era tipo Zelig, cioè veramente, se li conosci, ascolti quello che dicono, sono divertentissimi. E considerate che io l'ho votato il PD, cioè scusate, mi sono già... ho già chiesto qual è il patrono di Lecce? Santo, dove siamo? Piazza qua? Ecco, mi appellerò anche a lui per chiedere perdono per questo errore che ho fatto. E Speranza ha detto questa frase: per difendere la democrazia non possiamo andare al voto. E se ci pensate, è una cosa incredibile. Ecco, qualora vincessimo le europee, cosa che secondo noi succederà, questi sono capaci o di arrendersi definitivamente, e quello faremo, cioè chiameremo a raccolta tutti i cittadini italiani e dovremo circondare pacificamente il Parlamento e tutti quanti dobbiamo urlare arrendetevi, andate via, organizziamo un bel cordone verso l'Austria, tranquillo, andate, gli diamo anche dei viveri come il Cammino di Santiago, gli diamo ecco venga buon uomo un panino e tutti verso l'Austria. Oppure questi sono capaci di arroccarsi ancora di più, perché questo fanno le dittature, si arroccano un po' di più e non si può andare a votare, sono il 2030, non siamo andati a votare adesso perché questi hanno paura, il Movimento 5 Stelle vinca le elezioni, questa è la verità. Ecco, le idee, le europee sono fondamentali, anche se molte questioni si trattano nel Parlamento italiano e il Parlamento europeo anche spesso consiste in un Parlamento di pigia bottoni, in realtà parlare all'opinione pubblica italiana ha un valore, parlare all'opinione pubblica europea e parlare e tirare fuori anche, non delle alleanze, però convergere su alcuni punti comuni anche con gruppi stranieri come il Partito Ecce spagnolo, gruppi portoghesi, greci e compagnia bella, significa avere un potere contrattuale molto alto. Noi siamo drammaticamente sfruttati da questa Europa della finanza, anche perché i nostri parlamentari europei, e noi conosciamo solamente tre, Mastella, la Zanicchi e forse prima la Serracchiani, cioè questa gente ci va lì, cioè non so se ci rendiamo conto, non sappiamo nulla di quello che succede lì. Borghezio, Salvini, sì, però vedete, non sappiamo nulla quello che fanno, quanto guadagnano, se hanno fatto un progetto di legge, se hanno protestato su qualcosa, non sappiamo nulla. Ci raccontano che gli italiani non vanno alle commissioni, cioè non lavorano. Noi lavoreremo, quindi stare lì, essere presenti e battere i pugni e utilizzare anche l'arma, passatemi il termine, del ricatto. Noi ci siamo resi conto in Parlamento che tutti i risultati che abbiamo ottenuto li abbiamo ottenuti forzando la mano, o cambia o non si deroga l'articolo 138 o copiamo il tetto, l'abbiamo fatto e abbiamo vinto quella battaglia, o rientra quella porcata a favore delle slot machine, o passate il capodanno in aula a mangiare lenticchie e cotechine. Quelli hanno fatto decadere il decreto perché poi non vogliono lavorare come lavoriamo tanto noi, che siamo anche giovani, abbiamo anche delle energie maggiori di loro, cioè le cose le vengono passate grazie appunto all'arma quasi del ricatto. La stessa cosa verrà in Europa, cioè dobbiamo andare in Europa a battere i pugni, far capire che il popolo italiano è sovrano, non è schiavo delle lobby, della finanza, delle banche e compagnia bella, e dirgli andiamo avanti con il progetto dell'Eurobond, cioè si condividono anche i debiti e le problematiche come viene fatto in Italia, si fa anche in Europa, o si crea la possibilità di un euro a doppia velocità, o si alleggeriscono questi vincoli drammatici con Bruxelles, oppure noi ci assumeremo le nostre responsabilità e faremo dell'altro, perché il popolo italiano, magari uscendo appunto dall'euro, questo è il concetto. Questo non significa che usciremo per forza, significa che magari minacciando la possibilità che esista un popolo sovrano capace di assumersi le proprie responsabilità e di rimboccarsi le maniche e costruire una sovranità nazionale, fa sì che probabilmente l'Europa, la Merkel e alcuni nostri purtroppo creditori
in pratica possano alleggerire determinate pressioni. Cioè funziona così, gli strozzini, i cravattari si chiamano a Roma, se io devo dare dei soldi a un cravattaro, tra l'altro bisogna pure capire il debito pubblico che l'ha contratto, perché qua nessuno l'ha contratto il debito pubblico, l'hanno contratto loro, il debito pubblico è immorale, comunque sia, se dobbiamo dare dei soldi e non ce li abbiamo, gli si dice o ci sistemiamo, ti pago di meno e ti pago in 30 anni o non ti pago proprio, ammazzami, e voglio vedere se ci ammazzeranno i 60 milioni di italiani. Capite quanto è importante andare in Europa e utilizzare quest'arma del ricatto? Poi l'opinione pubblica italiana, anche i detrattori del 5 Stelle, concludo, hanno capito una cosa, questa idea è passata tra gli italiani, è passata molto durante la lotta sul decreto Imobanca d'Italia, cioè che siamo fondamentalmente dei rompipalle noi del Movimento 5 Stelle, questo è passato, cioè che stiamo fino a notte inoltrata a leggerci fino all'ultima virgola di un decreto per non farci fottere, questo anche chi vota altri partiti e odia il Movimento 5 Stelle lo percepisce, quindi credo che l'opinione pubblica ci darà un grande risultato, perché l'idea che comunque persone che si spulciano fino all'ultima riga di qualsiasi legge, decreto, interpellanza e documento vadano in Europa a controllare tutto è molto molto utile, diffondetela questa, questa percezione, io la sento, per cui l'Europa è davvero fondamentale, fondamentale, dateci una mano, la campagna elettorale, andiamo in TV, andiamo in piazza a Lecce, a Santo Ronzo, facciamo qualsiasi attività, però davvero passa moltissimo con il passaparola, cioè ognuno di noi deve informare 4-5 persone, parenti, amici, scettici, piddini delusi, persone che sono del 5 Stelle ma ancora non lo sanno, bisogna raccontargli i fatti, portargli solamente i contenuti senza arrabbiarci, portiamogli i fatti, guarda che ha fatto il 5 Stelle, guarda che ha fatto il PD e Forza Italia, guarda questa proposta, guarda la loro, fategli capire che cosa votano quelli gli altri partiti e vedrete che poco a poco il dubbio entrerà all'interno di queste persone e poi il dubbio da solo lavora, ci vuole solo del tempo, lavora, e persone che oggi ci insultano perché siamo del 5 Stelle, tra un anno le troverai banchette a dare volantini, è successo così a tanti di noi e succederà così a tante persone ancora.